L'Alto Adige tiene gli occhi aperti. È il titolo della campagna di informazione e sensibilizzazione contro la violenza alle donne e che vede la provincia di Bolzano in prima linea con una serie di iniziative e progetti. La responsabilità è anche e soprattutto degli uomini. Lo ha detto bene Edoardo Leo nel presentare il suo film Non sono quello che sono, che parla della tragedia di Otello e lui dice in realtà è la tragedia di Desdemona. E questo è un po' il cambio di paradigma, un cambio di paradigma che sta sotto a questa campagna, che vuole chiaramente indicare qual è l'anticipo della violenza prima del primo schiaffo. Quindi non è solo il livido violenza, è il complimento fatto per strada non richiesto, è il complimento fatto in ufficio non richiesto, è la chat del calcetto con video che magari sono frutto di revenge porn. E la responsabilità degli uomini è reagire, è dire questo non si fa, reagire pubblicamente, non solo privatamente, a questo tipo di cultura predatoria che è la base della violenza poi domestica, che dà modo alle persone, agli uomini, di pensare che le donne siano oggetti e quindi se l'oggetto mi dice di no, io lo voglio prendere, voglio sentire sì e se non mi va bene posso ucciderla. Questa campagna è importante, abbiamo scelto quest'anno il titolo L'Alto Adige tiene gli occhi aperti, perché è compito di tutta la società e non deve essere un carico solo per le donne vittime di violenza. Dobbiamo aprire tutti gli occhi, dobbiamo essere consapevoli che tante forme di violenza non li vediamo sui media sono solo i casi più gravi come i femminicidi, violenza grave, ma abbiamo anche tante forme di violenza poco conosciute. Per questo abbiamo fatto anche un flyer dove viene spiegato cos'è catcalling, per esempio, che viene fischiato alle ragazze, alle donne come se fossero dei cani, che vengono fatti dei scherzi sulle donne, viene commentato che la donna è lei che ha provocato, è colpa della donna perché si è vestita in un certo modo. È previsto dalla legge provinciale un contributo per le spese legali per le donne vittime di violenza. Significa che si fa la richiesta presso il distretto sociale, il contributo viene erogato indipendentemente dal reddito, l'elenco degli avvocati e delle avvocate è gestito e pubblicato dall'Ordine degli Avvocati e a dicembre 2024 si terrà un modulo formativo valido per l'iscrizione negli elenchi previsti. E nell'anno 2024 sei donne hanno già presentato domanda e a tre è stato erogato quel contributo.